stato un successo il concerto inaugurale di musica da camera e napoletana tenutosi ieri sera ad Ariano al Museo della Ceramica. Gli artisti dell'AIM Italia Musica, guidati dal presidente Remo Mazzeo. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Ariano con la collaborazione del Rotaract. L'idea è di avvicinare ancora di più il pubblico alla musica classica. Questa è un'idea che è nata l'anno scorso, l'associazione AIM, in collaborazione col mio maestro di pianoforte, Massimo Severino, nonché il mio maestro di pianoforte presso il conservatorio dove mi sono laureato, con l'intenzione di portare ad Ariano la cultura della musica classica, ovvero non portarla da zero, perché già c'è cultura, ma di ingrandire sul nostro territorio la parte classica, con l'intento di far nascere nuovi giovani. L'intenzione di Remo Mazzeo, che confida soprattutto nei giovani arianesi, è di creare anche scambi con l'estero. Molti sono allievi miei di pianoforte e sto vedendo che ce la stanno mettendo tutta, ma se non si parte dal concerto, perché noi viviamo per la musica, viviamo per trasmettere emozioni, se non partiamo da lì, insomma, è un viaggio perso, quindi questo sarà l'inizio di una lunga strada. Ormai da 2 anni che questo campo si è fermato quasi completamente, in alcuni mesi definitivamente direi, e quindi io spero che ripartiremo con più forti di prima, in questo senso qua, di portare la musica classica in giro, di valorizzare i nostri arianesi e di farci conoscere. Hanno emozionato il pubblico i 4 cantanti, tra cui un arianese, tutti studenti del Conservatorio di Avellino, accompagnati al pianoforte dal maestro Concetta Varricchio.